Da un 6 a Conte. Nella prima fase dell'emergenza il governo ha saputo gestire un fenomeno complesso e totalmente inedito. Adesso però c'è da pensare alla fase 2 e per farlo non basta parlare con una task force di esperti e tecnici. C'è bisogno di lungimiranza, ma soprattutto c'è bisogno della politica, perché le scelte che noi facciamo oggi per ripartire in questi giorni devono porre le basi per un'idea di mondo diversa rispetto a quello che c'era precedentemente. E per farlo non si può prescindere dal parlare e avanzare proposte su tematiche che oggi sono ritenute secondarie per la gestione di questa fase, ma che invece sono di vitale importanza per il futuro del nostro paese. Penso soprattutto alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Penso ai temi come l'istruzione, la ricerca, l'università, l'inclusione, l'equità. Al Presidente del Consiglio darei un bel 7, perché ci ha messo la faccia. Ci ha messo la faccia quando dovevamo fermarci e tutti eravamo d'accordo per fermarci perché quelle notizie che arrivavano dal Nord Italia erano molto preoccupanti. Ora che dobbiamo ripartire, continua a metterci la faccia, lui per tutto il governo, per il Comitato Scientifico. Bene o male, ognuno di noi però in queste settimane si è sentito parte di un corpo unico, destinato a un unico obiettivo, quello di tutelare la comunità. Direi 8, 8-9, non solo perché il Presidente del Consiglio è espressione del Movimento 5 Stelle, ma perché io in questi giorni ho avuto modo di apprezzare molto delle scelte difficili. È stato doloroso spegnere i motori dell'Italia, chiudere le aziende, imporre sacrifici incredibili alle persone e alle famiglie. Se penso che solo 2 anni fa, il presidente Conte era un professore universitario e quindi non aveva niente, non aveva esperienze politiche, a come ha gestito con estrema lucidità e responsabilità questa emergenza che ha portato tanto dolore e moltissimi morti nel nostro paese e in tutto il mondo, beh, non posso essere altro che soddisfatto ed esprimere un voto alto. Voto 3. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è dimostrato totalmente incapace di gestire questa situazione. A livello comunicativo, purtroppo ci ha abituato a un modo triste di fare. Annunci su annunci, comunicati su comunicati, ma decreti arrivati in ritardo, decreti parziali, misure ancora del tutto insufficienti. I cittadini hanno bisogno di risposte serie e chiare. Famiglie e imprese stanno soffrendo in questo periodo e purtroppo non vediamo la speranza, non vediamo il futuro e non vediamo soprattutto una programmazione degna di un governo come quello che l'Italia meriterebbe di avere. Voto 4, molto deludente. Dal governo nessuna risposta. Ripartire sì, ma tutti insieme, dalla stessa data. Queste insicurezze faranno chiudere migliaia di imprese e di attività commerciali e faranno perdere molti posti di lavoro. E soprattutto è nulla di fatto per le famiglie con i figli che dovranno iniziare a lavorare. A farne le spese, come sempre, saranno le donne. Basta autocertificazioni. La gente dovrà ricominciare a lavorare e quindi non potrà stare a fare autocertificazioni.